Franco Frattini è stato un vero uomo di Stato. Saggezza, competenza, equilibrio, una carriera sfolgorante. Per lui si può dire che uno vale 100, perché tanta sapienza giuridica, tanta saggezza non è comune. L'Italia perde un grande protagonista, lo Stato perde uno dei suoi servitori migliori. Un caro amico con cui ho condiviso diverse esperienze politiche e di governo. Un uomo che ha assolto tanti diversi incarichi sempre al meglio, non solo un fine giurista, un vero autentico servitore dello Stato. Qualunque fosse l'incarico politico, parlamentare, istituzionale, poi al Consiglio di Stato, è sempre stata questa la sua caratura. Per questo è un esempio e un modello per tutti. Grazie. Un uomo delle istituzioni, ma io vorrei dire che lui era un'istituzione di questo Paese. Aveva innato il senso dello Stato, il culto delle istituzioni, il senso della legge. Era un uomo che ha servito questo Paese in tanti ruoli diversi, sempre con gli stessi principi di neutralità, imparzialità, saggezza, equilibrio, competenza. Era stato avvocato dello Stato, era stato magistrato perché aveva vinto tutti i concorsi che aveva fatto già giovanissimo, fino a che ha fatto il concorso al Consiglio di Stato, che era la sua aspirazione massima. E poi da lì è stato prestato alla politica, ma sempre in una chiave rigorosamente istituzionale. Ha fatto benissimo il ministro, ha fatto benissimo il commissario europeo, il vicepresidente della Commissione europea, e ha fatto benissimo tutti gli incarichi che in una vita breve purtroppo, ma molto operosa, di grandissimo successo, ha ricoperto. Per me c'è un ricordo personale che è incancellabile. La prima volta che sono arrivato a Palazzo Chigi, tanti anni fa, nel 94, mi ha accolto lui, perché era vice segretario generale del governo Ciampi che ci aveva preceduto, e il segretario generale era Andrea Manzella, che si era dimesso e quindi aveva lasciato il posto scoperto. Il vice segretario ha avuto il compito di accogliere il nuovo governo, e quindi il sottosegretario della Presidenza e io sono stato guidato nei primi passi che ho fatto in quel palazzo e nel governo da Franco Frattini, e da lì è nato un rapporto di fiducia, di affidamento da parte mia a lui, di grandissima amicizia che ci ha accompagnato per tutta la vita. Quando ha ripreso la sua carriera al Consiglio di Stato e ha coronato quello che era stato il sogno di una vita, diventare presidente, qualcuno disse: ma hanno nominato un presidente così giovane, è una presidenza troppo lunga, non è nelle consuetudini del Consiglio di Stato. Ahimè, era il presidente più giovane, ma anche il più bravo, il più competente, quello che meritava di più, e la sua presidenza purtroppo non è stata lunga come si credeva, ma è stata interrotta dal male che ha affrontato con coraggio, continuando a venire a Palazzo Spada finché le forze gliel'hanno consentito. E ricordo che l'ultimo suo impegno è stato quello di accompagnare il presidente Carbone, al quale aveva dato l'incarico di coordinare il codice degli appalti, di accompagnarlo con il lavoro compiuto dal sottosegretario Mantovano a Palazzo Chigi per consegnare il codice degli appalti. Parliamo di 2 mesi fa, ed era già molto malato e molto provato. Questo significa che quel senso delle istituzioni al quale tutti hanno reso omaggio era veramente sentito da lui, vissuto con un rigore, con un senso del dovere che gli fa onore, che dovrebbe essere un esempio per tutti quelli che si impegnano nel pubblico, sia politica sia amministrazione. Lo ricorderemo con grandissima gratitudine, con grandissimo affetto. Grazie Presidente. Grazie, Presidente. Grazie, grazie. Frattini, amico, è stato mio ministro della funzione pubblica, è la prima volta che lui è diventato ministro e poi ha continuato, è diventato anche ministro degli esteri come me, e siamo stati sempre molto vicini, con stima reciproca.
quindi piango veramente la sua morte, che non mi aspettavo, e con grande tristezza. Abbiamo perso un grande amico, un grande personaggio. Per questo sono qui a visitare la Salma. Grazie, grazie tanto. Grazie. Il ricordo del presidente Frattini è un ricordo di tantissimi episodi, storie. Da ministro avevo lavorato con lui, avevo avuto il privilegio di lavorare con lui quando ero direttore politico e poi ancora a New York, alle Nazioni Unite e a Washington, dove lui mi aveva designato, e quindi è una lunghissima storia. E poi ancora di aver avuto l'onore di averlo avuto prima di me alla Farnesina, quando ho avuto questa esperienza da ministro tecnico, il ministro Monti. Insomma, tutta una vita professionale sua ai massimi livelli, che io ho visto, testimoniato, o anche in piccolissima misura condiviso. Ma su tutto campeggia un episodio, dei fotogrammi vivissimi nella mia memoria e nella memoria di tutti i radicali. Quando lui sostenne attivamente, da presidente della SIOI, la grande campagna del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale Transpartito, di Marco Pannella, per la non soltanto elaborazione, ma la affermazione in ambito multilaterale alle Nazioni Unite e in Europa per un diritto umano alla conoscenza. Ecco, Franco Frattini aveva un profondo sentimento di pensiero politico liberale, legato e fondato sui valori della libertà, della dignità dell'uomo, dell'umanità, dell'aiuto degli altri. Ed è questo il suo lascito alla diplomazia italiana, alla pace e alla giustizia. Ciao Franco.